Buonasera e benvenuti a tutti presso la sala consigliare del Comune di Almeno San Bartolomeo. Le amministratrici del Consiglio Comunale in carica vi danno il benvenuto per questa serata dedicata alla riflessione su un tema molto importante, la violenza contro le donne. Domani ricorre la giornata dedicata dall'ONU a questo delicato problema, il 25 novembre, perché commemora questa ricorrenza. Io passerei a presentare tutte noi. Inizio con Francesca Capelli, che è la coordinatrice di rete del Centro Antiviolenza Penelope. Poi abbiamo Sabrina Castelli, consigliere comunale, Don Giuseppe, il nostro uomo di chiesa del nostro comune. Poi abbiamo Chiara Rocca. Buonasera a tutti. Abbiamo Livia Della Mussia. Buonasera. E Francesca Cornali. Buonasera a tutti. Come dicevo, questa sera abbiamo ospite con noi Francesca. Abbiamo voluto quest'anno dare un taglio che potesse essere, che potesse costituire un aiuto e potesse essere di indicazione a tutto il pubblico che ci sta, che ci ascolterà. L'anno scorso abbiamo organizzato un evento, avevamo scelto un'installazione, la panchina rossa che è al di fuori proprio qua fuori dal municipio. Quest'anno abbiamo pensato a qualcosa che fosse più incisivo e per questa ragione ci siamo rivolti a Francesca. Francesca, coordinatrice del Centro Antiviolenza Penelope, che è aperto sul territorio di Almeno San Bartolomeo e che in realtà è operativo su tutti i comuni, su molti comuni di Penelope. Passerei quindi la parola a Francesca. Grazie Annalisa, grazie per l'occasione per rimarcare ancora una volta la presenza di una rete antiviolenza che opera sia sul comune di Almeno, San Bartolomeo, dove siamo questa sera, ma anche su tutto l'ambito della Valle Magna di Radalmè e della Valle Brembana. Per me, per la rete che rappresento, sono occasioni importanti, occasioni che fanno continuare a riflettere su quanto il tema della violenza contro le donne sia presente e ben radicato all'interno della nostra società. Quindi grazie per l'invito di stasera. Grazie a te per essere qui con noi. Ecco, noi tutte indossiamo qualcosa di colore rosso, rosso colore scelto come simbolo di questa giornata, ecco perché appunto la panchina rossa, come dicevamo. Abbiamo deciso di impostare la serata, forse una chiacchierata, una tavola rotonda, e ognuna di noi ha pensato ad un possibile spunto di riflessione. Faremo quindi delle domande a Francesca e poi eventualmente, se anche il pubblico volesse, avesse curiosità, qualcosa da chiedere, può venire poi direttamente a rivolgersi a Francesca. Inizierei con Livia, passerei la parola a Livia. Grazie Annalisa. Dunque, ciao Francesca, grazie di essere qui insieme. Facciamo due chiacchiere su questo tema che è talmente importante che va dalle chiacchiere non sono chiacchiere. Ecco, per iniziare, diciamo, da un osservatorio privilegiato qual è il tuo, ecco, mi interesserebbe sapere un pochettino il perimetro del problema, nel senso capire un attimino a livello bergamasco, quindi della città di Bergamo, la provincia, quali sono i numeri che possono interessare un fenomeno così rilevante e così difficile da gestire. Grazie. Grazie Livia. Allora, inizio col dirvi che a livello provinciale sono presenti 5 reti interistituzionali antiviolenza e quindi copriamo interamente il territorio di Bergamo. Quindi l'ambito Valle Brembana, Valle Magna della Gallè è solo uno delle 5 reti. Giusto in questi giorni abbiamo insieme alle altre coordinatrici fatto il punto su qual è la situazione sul nostro territorio e quest'anno i nostri centri di violenza, uno per ogni
per ogni rete hanno raccolto più di 800 contatti da parte delle donne. I numeri che si confermano in crescita con gli anni precedenti. Il trend è quello anche a livello del nostro ambito territoriale. I dati nazionali ad oggi riferiscono un numero di femminicidi che supera le 100 donne e se vengono confrontati a livello di omicidi o comunque morti violente rappresentano il 40% a livello nazionale. Quindi sono numeri che fanno riflettere. Mi preme proprio sottolineare che non c'è distinzione tra età, cultura, centro sociale, se ancora di questo vogliamo parlare, donna occupata o donna disoccupata. Ecco, la violenza di genere colpisce indistintamente tutte, a livello sia provinciale che a livello nazionale. Sabrina, avevo una domanda da fare a Francesca. Sì, io volevo sapere qual è lo scoglio più difficile che incontrate nel dover gestire i casi di violenza domestica e nello specifico come riescono a debellare, soprattutto come riuscite, quindi nello specifico a debellare la paura della vittima, perché secondo me questo è proprio uno scoglio che resta proprio come vestito insomma nelle vittime ed è difficile da svestire, insomma. Assolutamente. Grazie. Allora, faccio un passo indietro. All'interno dei nostri riferimento è presente il centro di violenza Penelope a San Marino Terme e sul territorio di Almello è presente il sportello d'ascolto e anche a San Donovano Terme. Quindi le donne possono rivolgersi a queste tre postazioni, diciamo. Sicuramente lo scoglio più importante che le donne incontrano, come dici tu, è la paura. La paura nel chiedere aiuto. Tendenzialmente perché all'inizio del rapporto con l'uomo maltrattante, con il loro partner, la relazione va bene, nessun uomo si presenta a nessuna donna con la targhetta che ho scritto sono un uomo maltrattante, ti farò del male. E anzi, la maggior parte delle donne statisticamente descrivono il proprio partner come un principe azzurro all'inizio. E subentrano poi all'interno delle dinamiche relazionali delle modalità per cui l'uomo prende assolutamente il controllo su ogni aspetto relazionale, sociale, lavorativo, economico, decisionale della donna. Per cui anche il chiedere aiuto diventa difficile perché crede di non essere creduta, crede di non trovare sostegno da nessuna parte, un po' perché alla radice del controllo dell'uomo c'è questa cosa, c'è l'influsso da parte sua nel dire dove vuoi andare con di me, non ti crede nessuno, ti prenderanno per pazza. E c'è un fine lavoro di di ridurre al minimo i rapporti sociali della donna con quelli che sono gli amici, i parenti o qualsiasi persona possa essere di supporto. Quindi sicuramente la paura è uno scoglio insormontabile. Addirittura, sempre statisticamente, possono passare anni da quando la donna decide di rivolgersi al centro di violenza a quando la donna decide di denunciare l'uomo. Per cui nonostante riesca ad intraprendere il suo percorso, con tutte le difficoltà del caso, possono passare davvero tanti anni prima che decida di rivolgersi alle forze dell'ordine. Francesca, parlavamo prima passano gli anni, ragionavamo prima io te sul fatto che il 25 novembre abbia preso sia poi l'assassinio delle tre donne, tre sorelle, se non ricordo male, America, che sono state uccise negli anni 60. Ci sono voluti quasi 40 anni da parte dell'ONU per istituire la giornata del 25 novembre. Quindi
passa il tempo, sia per appunto per la donna per trovare coraggio, per cercare aiuto, ma anche per la donna per avere riconosciuti i suoi diritti. E quindi è una situazione, tra l'altro, devo dire che ascoltando i numeri, ascoltando quello che ci stai dicendo, davvero è una situazione che fa molto riflettere, molto preoccupante. Quindi Bergamo non fa eccezione. È completamente in linea con i dati nazionali. Sì, non fa eccezione. Il 25 novembre ricorre appunto questa ricorrenza, questa giornata in cui tutti ricordiamo la violenza sulle donne, ma mi preme sottolineare quanto le donne siano ben lontane dall'avere una parità con l'altro sesso, quindi quanti diritti siano stati riconosciuti nell'arco di solo pochi anni e quanti diritti invece debbano ancora essere riconosciuti. Chiaramente si parla dell'Italia, del nostro paese in cui vivo. Non voglio innescare a paragoni di vario tipo. Se non fosse così non saremmo qua a celebrare una giornata dedicata a così contro la violenza, non ce ne dovrebbe essere bisogno. Esatto. Allora, passiamo la parola adesso a Francesca. Grazie. Io volevo capire quali sono le azioni che si può mettere in campo per aiutare la vittima. Allora, serate come queste, momenti come questi per noi sono importantissimi perché ci permettono di far conoscere l'esistenza di una rete e del centro di violenza a più persone possibili. Quindi sia alle donne che subiscono violenza, ma anche ad amici, parenti e cittadini in generale. La donna che si rivolge al centro di violenza, che può contattare tramite telefono, Facebook o mail, come vuole, è sempre attiva una segreteria H24, quindi anche qualora non trovasse la risposta può lasciare un messaggio e verrà ricontattata il prima possibile. La donna all'inizio trova l'operatrice dell'accoglienza. Trova sostegno, trova consulenza, trova il suo spazio. Se lo ritiene opportuno vengono attivate le avvocatesse presenti al centro di violenza, sia civiliste che penaliste, e i percorsi di sostegno psicologico. Tutto questo viene garantito a livello di anonimato e sono servizi che vengono erogati a livello gratuito. E quindi questo. La rete, questo è il caso di rimarcare, è composta da tutti quegli enti, quelle istituzioni che sono presenti a livello territoriale sui nostri due ambiti, quindi comuni, quindi ha proprio luogo di esserci questa strada perché le donne sono residenti nei comuni dei due ambiti, quindi si possono rivolgere all'assistenza sociale di riferimento, possono andare all'ospedale, quindi trovare operatori del pronto soccorso che collaborano con il centro di violenza, possono andare dalle forze dell'ordine a denunciare, possono trovare sostegno e aiuto anche nei vicini di casa, facciamo formazione nelle scuole perché la prevenzione del fenomeno della violenza di genere non può che passare dalle generazioni che cresceranno. E appunto il centro, il nucleo di tutte queste istituzioni è il centro di violenza. Ci sono i presidi sociosanitari, ci sono i consultori, insomma, siamo una rete. Magari se vogliamo ricordare il nome, come possiamo trovarli in Facebook o in Google. Centro di violenza Penelope, semplicissimo. La rete è la rete interistituzionale di violenza Penelope, il centro Penelope. Trovate i primi con i due rami di apertura del centro e gli sportelli che sono presenti nell'ambito della Milano. Francesca, mi sembra di capire che più se ne parla meglio è. Quindi sì. Essere qua ha senso anche per quello, non solo perché domani ricorre una giornata, ma giustamente le nostre azioni devono poi avere un livello, magari ci stai confermando che più si affronta questo problema e forse più possibilità ci sono in un futuro di non dover più fare.
Passo la parola a Chiara adesso. Grazie. Parliamo di Covid. Ovviamente questo lancio ovviamente l'aumento di casi. Secondo te Francesca, l'aumento è dettato dal fatto che sono aumentate proprio le violenze, aumentata la violenza, oppure le donne in questo periodo si sono rese conto, ne hanno avuto, hanno preso coraggio, perché comunque costrette, quindi non si sono ritrovate di fronte alla realtà, quindi magari hanno preso coraggio per rappresentare. Secondo te le cose sono state? Allora, per quanto riguarda i mesi marzo, maggio 2020, tutti i centri di violenza a livello bergamasco hanno registrato uno stop, un fermo completo da parte di delle donne. Le donne non chiamavano, eravamo tutti in una situazione di chiusura fondamentalmente. Nonostante si siano subito attivati altri canali, telefonate, videochiamate, eccetera, eccetera, c'è stato un silenzio. Infatti insieme alle altre reti abbiamo pubblicizzato il più possibile la possibilità per queste donne di contattare i nostri centri, perché abbiamo assistito a una chiusura, ci siamo attivati attraverso le farmacie, insomma abbiamo fatto tanto, poco, perché poi una volta aperto, riaperto, in qualche maniera i casi sono aumentati. Abbiamo quindi avuto il recupero di quanto del buco di chiusura che c'era stato in primavera. Questo sicuramente perché le violenze domestiche sono aumentate, la statistica ci dice questo, perché il contesto di chiusura forzata a casa insieme con il maltrattante ha fatto aumentare le violenze in maniera drammatica. E quindi in quella situazione le donne non riuscivano a trovare uno spazio sicuro in cui contattare i nostri centri, però assolutamente le violenze sono aumentate e anche il solo uscire a fare la spesa quando si è potuto ricominciare a circolare un po' di più ha dato sicuramente la spinta a queste donne per uscire. Se prima del Covid a malincuore riuscivano a gestire la situazione per quanto fosse di violenza, durante la chiusura forzata la situazione è sfuggita di mano parecchio e quindi si sono per fortuna rivolte al centro. A livello ridotto in più tempi, anziché aspettare prima di questa. Esatto. Ecco, una donna quando capisce quali sono i campanelli d'allarme, che sono quindi, cioè, dal principe azzurro a avere di fronte un mostro, magari sono delle piccole. Sai, appunto la difficoltà che dicevo prima è proprio perché si innesta tutto un meccanismo di controllo che rende difficilissimo alla donna sganciarsi dal suo maltrattante, proprio perché tesse una tela intorno a lei basata sul conferirgli sfiducia, svalutarla, insomma tutto quello che potrebbe essere il non vale nulla ripetuto H24, nessuno ti vuole partene, non hai nulla, sei brutta, non cucini, non fai, non sei in grado, non sei una buona madre, tutto quello che può essere svalutativo, sentito sempre solo da quell'unica campana che poi diventa l'unica fonte di relazione che la donna ha. La donna alla fine ci crede un po' a questa cosa, crede di non avere altre vie d'uscita. Ed è questo che spesso le persone non capiscono quando dicono vabbè però tu sei di mani un po' la cerchi. È un po' lo stigma che bisogna andare a combattere. Se ci pensiamo un attimo,
può essere che una donna scelga di rimanere lì perché le va bene? No. È proprio un meccanismo complicato che le impedisce di vedere altre vie di uscita. Crede di non essere in grado di trovare altro, un uomo o una vita al di fuori di quella relazione. Quindi amici e parenti della vittima che si accorgono di questa situazione, come possono intervenire per aiutare la vittima ma senza interferire troppo, quindi magari accelerare o peggiorare la situazione? Ok, sicuramente credere a quello che la donna racconta è sicuramente il primo passo per stabilire una relazione funzionale con lei, perché spesso ancora oggi tendiamo a sminuire e a non credere a tutto quello che ci racconta. E sicuramente anche chiamando il centro di violenza possono avere un supporto su come riuscire a essere di supporto a loro volta alla donna. La donna in un clima di fiducia, che può essere quello con un familiare o un amico, potrebbe trovare il terreno più fertile per avvicinarsi al centro di violenza e prendere la decisione di provare ad uscire dalla relazione violenta. Quindi siamo qua anche per questo, come dicevo prima, sono occasioni utili sia alle donne che subiscono violenza, ma anche a chi sta attorno a lei, con noi ci siamo. Mi ricollego a quello che dicevamo prima, paradosso, questa giornata, il 25 novembre, se vediamo anche l'8 marzo, insomma, siamo proprio, non dovrebbe esserci bisogno di dedicare una giornata alle donne, soprattutto alle donne maltrattate. Allora io mi chiedo, è importante che ci siano centri di ascolto, che le persone abbiano un sostegno, ma fondamentale è sicuramente la prevenzione. Prevenzione significa andare a lavorare talmente in profondità sulla nostra società, che appunto dicevamo prima, così piena di stereotipi che servirebbero anni, immagino. Però pensiamo alle nuove generazioni. Mi chiedo quali sono i rapporti che voi avete con le agenzie del territorio e come potersi agganciare per esempio alla scuola. Ce lo siamo dette, anzi lo dico, che ti ho chiesto se posso metterti in contatto con la dirigenza scolastica del nostro istituto in modo da poter organizzare degli incontri e fare un passo così importante come quello di raggiungere chi magari crescendo può creare un futuro migliore. Una frase un po' così banale, ma così importante, pensare al futuro dove non ci siano atti di violenza contro nessuno e contro le donne in primis. Quindi come entrate nella scuola e quali altre azioni mettete in campo per la prevenzione? Allora, proprio a marzo di quest'anno, l'8 marzo di quest'anno, è iniziato un lavoro con l'ufficio scolastico territoriale. Fatto di incontri, convegni e laboratori rivolto a tutte le scuole di ogni ordine grado di tutta la provincia di Bergamo. Quindi abbiamo coinvolto dirigenti, insegnanti, personale ATA, educatori, dall'infanzia alle superiori, proprio perché la violenza di genere origina, quello che ci si diceva prima, da quelli che sono gli stereotipi di genere. Quindi le differenze sostanziali tra maschio e femmina e la nostra cultura, che è patriarcale, designa il maschio come padre padrone, come colui che può esercitare decisioni e controllo sulla femmina. Per esempio oggi stiamo raccontando cose del medioevo, dalla semplice papà che dice alla figlia per adolescente vedere io con chi esci, okay? Piuttosto che al bambino dell'asilo piange e gli si dice non fare la pelliccia, come l'essere femmina
debba essere una cosa stigmatica, è venuto, debba essere qualcosa di brutto e non si possa concedere di essere triste, sensibile, triste, di provare un'emozione. Tutto quello che viene dalla, viene collocato nella sfera femminile, quindi la sensibilità, il colore rosa, il pianto, è sicuramente da non attribuire a un maschio, perché altrimenti è via con i pregiudizi. Quindi se un ragazzino indossa la maglietta fucsia è per forza gay, se la bambina predilige vestirsi di blu è un maschiaccio oppure sarà lesbica. Insomma, tutta una serie di pregiudizi che ci portiamo dietro da anni, ma che ci sono ancora tutti. Quando si entra all'asilo abbiamo ancora delle dinamiche per cui se una bambina viene presa di mira da un bambino, a volte la spiegazione è perché gli piace. E c'è, non credo di parlare di cose che nessuno di noi abbia mai sentito. Così come se trasliamo nel mondo adulto, quando vediamo una donna che scende da una macchina costosa, non pensiamo chissà che bel lavoro redditizio fa, ma chissà che marito quanto si è sposato. Oppure se anche ci concediamo il lusso di pensare che abbia un lavoro ben retribuito, il secondo pensiero è che si è aperta parte per avere questo lavoro. Per cui siamo lì. Quindi il lavoro con le scuole è fondamentale e ti ringrazio per l'occasione per il ci vediamo dopo all'interno delle scuole, perché per noi è un'occasione per promuovere una cultura senza pregiudizi. Ma la cultura è di parità di genere, non femminista, proprio di parità. Sì, è importante chiarire non femminista, ma di parità. Grazie a te, Francesca, perché questa chiacchierata è davvero... ci hai mostrato la complessità del fenomeno e analizzato da molti punti di vista e sei stata molto profonda sulla possibilità, come potete essere raggiunti, quanto potete fare. E credo che parlarne molto, dicevamo prima, è una delle prime cose da fare. Come diceva prima Lidia, che aveva detto abbiamo bisogno di una parola di conforto, una parola di cuore, dicevi, rispetto all'intervento che... Sì, dal punto di vista mi piacerebbe sentire un pochettino anche cosa pensa Don Giuseppe, cosa sulla tematica, magari farà una domanda specifica chiara in merito, giusto? Sì, chiara. Intanto grazie a voi di essere qui con noi. Guarda, da uomo di chiesa, comunque questo il fenomeno riguarda la società, quindi non è solo una sfera. Un uomo di chiesa, quindi uomo abituato ad avere il contatto diretto poi con le persone, anche intimo, in questa sua esperienza pluridecennale. Cosa ci può raccontare? Cioè, che esperienza ha avuto con io mi facevo delle domande e pensavo perché le donne amministratrici del comune di Almenno si sono messe insieme per questo fenomeno, che è un fenomeno enorme, grandioso. E credo che l'abbiano fatto non tanto per opportunità, perché poi siete non tutte la maggioranza, mi pare così. Questo è bello questo, perché mettere insieme dei punti di vista diversi anche dal punto di vista politico è interessante. Ma credo che non si sia fatto soltanto perché è stata indetta questa giornata una volta all'anno, e allora anche noi facciamo qualcosa perché la fanno anche a Brembate, la fanno anche così, magari la faranno anche in parrocchia, allora la facciamo anche noi. No, noi la facciamo e basta, perché è importante. E allora dico che questo dovrebbe essere, diciamo, una
un atteggiamento, ecco, come dire, progettuale, culturale, diciamo, quello è la cultura. Cultura, dove ci coltiviamo noi, dove ci coltiviamo, dove portiamo a pascolo i nostri pensieri, i nostri sentimenti, dove portiamo. Questo è una cosa, questo è interessante, c'è qualcosa che va avanti, perché è interessante sentire, ecco, questi casi 800 saranno anche di più, ma la cosa che è brutta è questa qui, che ciascuno poi si tiene le cose per conto suo, perché per esempio io credo che ci siano delle donne che si confidano, non so, ma non soltanto 20, 30, 40 anni fa, ma anche adesso forse, si parlano con l'insegnante di religione, con il prete, con il curato dell'oratorio, se c'è, se è disponibile, con parroco, con prete, ecco. E io ho l'impressione che non sempre, ecco, vengono ascoltate queste e si dà in qualche modo credito a queste cose. Ma se no si fa dal punto di vista moralistico e clericale, che c'è del clericalismo dappertutto, no, ma porta pazienza, stai a casa, ma così, il silenzio. Il silenzio, non soltanto il silenzio di chi, anche perché invece, effettivamente la donna, sì, io ci credevo, innamorato, innamoratissimi, così, ho fatto l'incontro per fidanzati con lei 20 anni fa, ecco, adesso mi capita, e allora forse dice brutta figura, che vergogna, io è. Allora c'è qualcuno che dice, guarda, parlami, non lo so, è così, se no, vai, lascialo. Io direi di lasciare la parola al pubblico se ci sono domande, se qualcuno ha qualcosa da chiedere a Francesca. Una donna, quando chiama a voi, cosa fate? Quali sono le azioni che andate ad intraprendere al di là del supporto psicologico? Mi preme precisare che tutto quello che viene messo in campo è fatto con la donna, quindi nessuno si mette al suo posto, prende decisione al suo posto, altrimenti si rientrerebbe nella dinamica del controllo, che è esattamente quello da cui esce. Rispettando i suoi tempi, quindi, che sono a volte diversi da quelli dell'operatrice, da quello della psicologa, da quelli del legale, da quelli che noi che vorremmo aiutarla ci aspetteremmo. Quindi spesso le donne arrivano, fanno qualche incontro, poi non ce la fanno, tornano a casa, poi intraprendono il loro percorso, poi vorrebbero denunciare ma non hanno ancora trovato la forza. Ecco, in primis mettiamo in campo il rispetto dei suoi tempi e dei suoi bisogni in quel momento, dimenticandoci quali sarebbero i nostri, quali secondo noi potrebbero essere quelli giusti per lei, perché altrimenti si finirebbe nella stessa esatta dinamica della relazione violenta. Quello assolutamente sì, quindi step by step. Esatto. Però quando si arriva all'ultimo di step, cioè quindi nel momento in cui la donna ha deciso a tutti gli effetti di eliminare il passato e cominciare una nuova vita chiedendo aiuto a voi, voi cosa fate? Allora, se la situazione è in emergenza, dipende cosa intende per l'ultimo tasto, tassello, succede che noi si intervenga anche in situazioni di emergenza. Se la donna chiama per esempio le forze dell'ordine o va in ospedale, in primis viene messa in protezione lei con gli eventuali figli minori, quindi all'interno della rete ci sono anche delle case rifugio a indirizzo segreto in cui la donna può uscire di casa e stare per un certo periodo di tempo. Insieme a lei poi viene costruito un nuovo progetto,
adulti, insieme al servizio sociale competente, insieme alla donna, insieme al centro di violenza, insieme alla casa rifugio in cui si trova, si cerca di capire insieme a lì quali sono le risorse che possiede, quindi se c'è un lavoro, se ci sono delle risorse economiche, se ci sono figli, e quindi si ricostruisce quel pezzetto anche relativamente alla scuola e al lavoro. Si cerca insieme a lei di costruirsi un'autonomia economica, perché è inutile dircelo, siamo qua a parlare di usciamo di casa via dal maltrattante, ma senza un'entrata economica non si può fare molto. Però ci sono diversi bandi che sostengono questo tipo di autonomia della donna. Insieme a lei, passo passo, proponiamo tutto quello che è il nostro potere fare, ecco. Se c'è bisogno di supporto da un punto di vista legale per intraprendere il percorso della separazione, la donna procede insieme all'educato personale centro. Se c'è bisogno di un percorso di supporto psicologico, intraprende quello. Tutto in connessione con le varie altre agenzie che ci possono essere sul territorio. Quindi se rinuncia a spedire un lavoro, si fa il passaggio insieme a lei anche con l'ufficio di collocamento, per esempio. Se c'è la necessità di chiedere dei fondi o dei soldi, si fa il passaggio insieme al servizio sociale. C'è tutta una rete che si muove insieme a lei in funzione del suo bisogno. Allora, avete parlato di entrare nelle scuole giustamente per insegnare questa cultura del rispetto ai ragazzi. Sì. Come fate a farlo? Vi viene facile, vi viene difficile, visto che in TV, dal mio punto di vista, c'è una mercificazione della... da partire dalla musica, a partire dalla pubblicità, da qualsiasi altra cosa, quindi come si riesce a convincere questi ragazzi? Non è facile. Non si convince, la cultura non è una convinzione, si semina, quindi... Esatto, non sono le serate create ad hoc per il 25 novembre che modificano la cultura in cui viviamo, ma è a partire da questa serata in avanti, nelle prossime 364, bisogna seminare in questo senso. Per cui inizialmente il lavoro è da fare insieme agli insegnanti, ma anche relativamente ai testi che vengono proposti banalmente sui libri di grammatica dei bambini. La mamma stira mentre il papà guarda la TV. Questo, cioè, è difficile, sì. Possiamo farlo solo noi della rete antiviolenza? No, è un discorso completamente sociale e completamente culturale, quindi torno a dire, questi interventi, che spero davvero possano essere il primo di una serie di, attraverso il contatto con le persone che ci ascoltano, devono dal mio punto di vista servire a cambiare le prospettive con cui osserviamo quello che ci circonda. Il lavoro di cambiamento culturale viene fatto, deve essere portato sì nelle scuole, però così come succede a scuola, la scuola non è sconnessa dalla famiglia in cui poi i ragazzi tornano a casa, e quindi è un lavoro a 360 gradi. Volevo ringraziare tanto Francesca per la sua disponibilità e per la sua sensibilità, per la sua empatia che io percepisco, sento. Quindi credo che sia la persona giusta per questo lavoro, che non è così, così difficile. Questi fiori sono un dono che ti facciamo noi, per ringraziarti della tua presenza, del tempo che hai trascorso con noi. Come ti ho detto, ci siamo dette, ci risentiamo, ci risentiamo. Io saluto in questo modo, grazie a Marco. Io vi ringrazio, ripeto. Per me e per la rete e per il centro, sono occasioni utili per seminare e per mandare il filo del discorso. Quindi sono a completa disposizione, se volete rifare una serata, un intervento, una chiacchierata di questo tipo, perché senza che ci sia l'occasione,